solo chi ha fede, il lato umano dello sport. Fede, 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 fede. Chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là? Non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tuffi, corri. Non importa, sai. Muoviti, 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 muoviti. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport. Il lato umano non ci abbandona, anche se la mia voce quest'oggi è un pochino più bassa. Siete pronti per sapere chi questa sera ci aprirà il suo cuore? Potremo capire quelle che sono state le sue emozioni, il suo percorso di vita. Non lo sport, ma quello che c'è dietro allo sportivo. Chi c'è con noi oggi? Una leggenda azzurra e bianconera. Ma non soltanto, vediamo insieme di chi si tratta con la clip selfie. Ciao a tutti, sono Angelo Di Livio, sono un ex calciatore, ma molto ex, eh? Ho smesso tanti anni fa. Sto andando a Milano per partecipare alla trasmissione Solo chi c'ha fede, e quindi niente, sto partendo adesso da Termini, Roma, per andare a Milano Centrale. Federica, dammi 3 ore con il treno e arrivo, sono da te, ok? Ciao, a dopo. Uno che ci mette l'anima, signori e signori, è con noi Angelo Di Livio! Angelo, eccoci. Di Livio, eccoci. Angelo, che piacere averti con noi a Solo chi c'ha fede. 4 ore ci ho messo perché ha portato un'ora di ritardo, comunque va bene. Però ti abbiamo qui e questo, okay, per noi grazie, conta. Grazie dell'invito. Ti abbiamo definito umile, guerriero e uno che ci mette l'anima. Adesso poi racconteremo perché. Ma ricordiamo subito quelle che sono state le tue vittorie, almeno in campo. Poi parleremo delle tue vittorie nella vita. Ok. Nella tua carriera hai vinto 3 scudetti con la Juve, 1 Champions League con la Juve, 2 Coppa Italia con la Juve e la Fiorentina, 2 Supercoppa Italiane, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Supercoppa Europea, tutte con la Juve. Ti faccio un applauso da solo. Beh, ci sta. E grandi, grandi emozioni, grandi momenti. Giocare nella Juve ti dà uno stimolo particolare. Io dico sempre, la Juve è per pochi, ma non per tutti, perché se non sei un professionista serio, una persona seria, un atleta serio, non riesci a giocare per tanti anni nella Juve. E noi adesso scopriremo tutti i dettagli tramite C'è Fede e Fede. Sì, perché c'è fede, fede, perché c'è fede. E benvenuta anche la nostra Mimì Sara Band! Allora, Angelo, la fede nei tuoi sogni. Cosa sognavi da bambino? Sognavi la carriera che poi hai percorso? Guarda, assolutamente sì. Sognavo tutto quello che poi ho avuto e che ancora ho. Mi piaceva tantissimo giocare a calcio, in piazzetta, nel cortile della scuola. Normale, mi piaceva avere una bella famiglia come ho, ho avuto una fortuna incredibile sinceramente, perché mi sono sposato a 21 anni, ancora sto insieme a mia moglie, quindi vuol dire che l'ho scelta giusta. Ho 2 figli che sono grandi. Ma e poi ne parleremo. Io sono a posto così, non chiedo nient'altro. Si vede che sei un uomo soddisfatto, sì. Con un occhio lucente. Senti, parlando della tua infanzia, la prima volta che hai avuto un pallone al piede, per poi arrivare a questi momenti che vediamo anche alle mie spalle. Adesso purtroppo non si gioca più all'oratorio o in piazzetta, perché comunque ci sono anche altre strutture, ma tanti anni fa, quando ero piccolo, veramente c'era veramente poco. E forse quello è stato un valore per noi, per me, per la mia generazione, perché poi giocare in piazza quando il pallone rimbalza male è stato anche un insegnamento importante.
E adesso, poi se mi giro e guardo quella foto, dico mamma mia dove sono arrivato. Lì ho veramente, abbiamo toccato punti altissimi, perché poi la Juve erano 8 anni che non vinceva più scudetti, coppe, trofei, e abbiamo aperto un ciclo veramente vincente. Angelo Di Livio, la fede nell'amicizia. Io ti dico che l'amicizia è anche nel calcio, infatti per questo ho rapporti molto buoni con tanti ex calciatori. E ne vediamo uno, ecco qua, un rapporto speciale, sì, con Alex Del Piero. Sì, con lui sì, perché comunque ci siamo conosciuti quando lui era veramente un bambino. Lì aveva, in quella foto, se non sbaglio, aveva 17 anni, io ne ho molti di più di lui. Lui è aggregato in prima squadra, ma oltre al calciatore, a me piace sempre parlare prima del ragazzo, dell'uomo. Lui viene da una famiglia veramente molto umile che gli ha inculcato nella testa l'educazione giusta, e questo secondo me è stato anche un valore aggiunto per lui. Senti, noi ti conosciamo con un soprannome con, sì, cui ormai tutta l'Italia ti conosce, che ti è stato assegnato proprio da lui, il soldatino. Perché? Non da lui. Da Roberto Baggio. Ah, da Roberto Baggio. Da Roberto Baggio perché per il modo in cui correvo. Io corro un po' così. Allora lui un giorno in un allenamento mi disse: oh, ma sembri un soldatino come corri. E da lì sei rimasto il soldatino. Infatti adesso mi chiamano soldatino, mi giro. Vedi, ormai è così. Va bene. Sono affezionato. Allora, senti, a proposito di amicizia, no, questo come la chiamiamo? Io ho fatto i complimenti al fotografo, perché non era preparata naturalmente questa... Ha colto proprio un momento incredibile. È incredibile. È il fotografo ufficiale della Juve. Infatti, io ho fatto i complimenti e ho detto, ma come hai fatto? Perché poi questa foto me l'ha portata. Io infatti mi ci sono fatto un bel quadro, perché ogni tanto gliela mando a Del Piero, ricordati questo gesto, così per scherzare. Però veramente ha preso un attimo incredibile il fotografo. Raccontaci un episodio che non hai mai raccontato, magari qualcosa insomma di simpatico che avveniva prima delle partite o dopo. Ma no, prima delle partite raramente, c'era molta concentrazione, scherzi a go-go se ne facevano durante il ritiro estivo. Durante la preparazione estiva, lì veramente gavettoni, schiume nel letto, dentifricio nelle scarpe, un po' di tutto. Calzini tagliati, questo era un po' per racchiudere un attimo quello che andava di moda. Fantastico. Senti, ne abbiamo accennato, ma lo approfondiamo, la fede nella famiglia. Beh, fondamentale, no? Sei da sempre con tua moglie, questa, sì, è una bellissima cosa. Allora io ti racconto, io e mia moglie eravamo nei banchi, lei era davanti a me, banco di scuola delle medie, ci siamo conosciuti lì, quindi ti parlo di tanti anni fa, mi ha aiutato moltissimo a scuola perché io giocavo solo a pallone, quindi è iniziato tutto un po' così, e ci siamo messi insieme a 17 anni e ci siamo... Caspita, una vita proprio insieme. Sì, 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 assolutamente sì. La moglie si sceglie comunque, quando tu hai un'intuizione, riesci a capire che è la donna tua ideale, giusta, te la sposi e poi ci fai una famiglia così. Angelo, c'è un episodio particolare nel quale sei rimasto senza respiro nella tua vita, non solo professionale, anche privata? Beh, ce ne sono tantissimi, credo, quando sono nati i miei figli comunque c'è quell'emozione, quella paura, quella tensione, no? Poi quando nascono ti rilassi e va tutto per il meglio. Senti, noi vogliamo aiutarti a capire, più che altro lo facciamo per noi vogliamo, sì, capire se il tuo fiato è lo stesso di una volta. Perciò ti mettiamo alla prova con il nostro scienziato del respiro, dottore, non soltanto campione del mondo di apnea, è con noi Mike Maric con Senza Respiro! Aria, ti respiro ancora sai. Devo aver paura? Eccoci qua, devi chiederlo a Mike, guarda. Ciao, vediamo Fede. Cosa ha pensato per Angelo oggi. Guarda, per Angelo ho pensato che lui è un soldatino, quindi, okay, è un guerriero, quindi deve scegliere tra sciabola e scimitarra. Oh là là,
Oddio mio. Scelgo io, scimitarra. Ah, scimitarra. Quindi. Allora, questo è, si chiama incentivatore diaframmatico ed è un... Noi lo chiamiamo un giochino, in realtà è uno strumento fisioterapico, sì. E serve per valutare quanta capacità di respiratore e diaframma tu hai. Okay. Funziona all'opposto di quello che possiamo immaginare, cioè devi prima espirare completamente, dopodiché con la cannuccia in bocca devi inspirare, l'obiettivo è sollevare le palline e tenerle galleggiare nell'aria più tempo che puoi. Il famoso gioco delle tre palle. Esatto, bravissima. Il gioco delle tre palle. Il tutto... Però noi giocavamo con una palla, queste sono tre. Vabbè, vediamo. È più dai. Facile, dai. Mettiamo più facile. Alla prova. Ovviamente, per rendere tutto complicato, ti prendiamo anche il tempo, giusto? Come... E ovviamente il pubblico poi ti sosterrà, quindi cioè, senti la competizione. Ok, perfetto. Ti dico solo che i tuoi colleghi vanno alla grande, giusto per metterti così, un po' per di... Così, sereno. Giusto per... Mi stai stimolando così, okay, È quello che vogliamo. Allora... Espira completamente, fuori tutta l'aria. 3, 2, 1, via! Vai. No, guarda, bravissimo, Angelo. 4,52. Ragazzi, 4,52. Mi sento di dire che io credo abbia battuto tutti. Credo che tu abbia battuto tutti i tuoi predecessori, sì, sai. Vorrei dare un messaggio medico, se è possibile, perché ho avuto modo di parlare con Angelo. Angelo, lo posso dire? Assolutamente sì. È stato un ex fumatore, sì, che ha smesso di fumare. Sì. Questo vuol dire che chi smette di fumare può migliorare, anche se non è stato uno sportivo, può migliorare la propria capacità respiratoria. Assolutamente. Guardi, io è un anno che ho smesso, sono un'altra persona. Lo dico veramente. Beh, a Angelo. Tutti. Chi ci riesce lo deve fare assolutamente. Io... Una volta dico no, è impossibile, non riuscirò mai a smettere, ce l'ho fatta e sto veramente, veramente bene. E sono sicuro che con questo libro, che ha vinto il premio CONI come miglior libro dello sport, potremo fare ancora meglio ed è grazie, un mio pensiero. Ti ringrazio, grazie mille. A te. Mike, ci vediamo la prossima settimana con ciao, Senza Respiro ciao, e altre ciao. Novità. Mike Maric, ti accomodi anche. Grazie. E così noi proseguiamo perché adesso vogliamo capire i tuoi momenti più emozionanti con Fotoricordo. Prima immagine. Ed ecco qua. Lorenzo Di Livio, sì. Tuo figlio. Questo è l'esordio in Serie A con la Roma a... Se non sbaglio, Chievo Verona. Ti devo dire, sta facendo il suo percorso, adesso sta nel Siena, in Lega Pro, e con grande forza, con grande voglia. Se continuerà così, si toglierà delle grandissime soddisfazioni. Senti, Angelo, tu cominciasti con la Roma, ma non esordisti mai con mai. Le giovanili, mentre tuo figlio sì. Sì. Ci racconti? Il calcio è questo, a volte. Io sono stato mandato via dalla Roma, Da ragazzo a 18 anni e lui invece a 18 anni è esordito con la Roma. Io ho avuto il mio percorso, ho fatto il mio percorso come sta facendo lui il suo. C'è bisogno anche di saper soffrire perché poi non puoi avere tutto e subito, quindi ci vuole un passaggio. Prossima immagine. E abbiamo visto tuo figlio e invece parliamo di questa bellissima ragazza. Sai perché ragazza? L'ho guardata? Perché lei fa la DJ. E lo diciamo, tua figlia fa la DJ, in casa musica. In casa musica. E infatti, guarda, credimi, a 13-14 anni ha cominciato in casa, musica a palla, non se ne poteva più. Cioè, capisci, tornavo dagli allenamenti stanco. Pum, così. Boom, tremavano sì. Lampadari che si muovevano. Però ti posso dire che... Sono orgoglioso di lei perché si sta costruendo da sola, con grande... Prima parlavamo di mio figlio, no? Lei sta arrivando a livelli altissimi come musica, io me ne intendo poco naturalmente, però vedo che è molto ricercata. Complimenti, le facciamo un grande in bocca grazie, al lupo. Grazie. Prossima foto. Oh, che meraviglia. Dove siamo? Che anno era? Siamo, cosa succedeva? Allora, siamo nel 96 a Roma, momento veramente straordinario. Prima parlavamo
del top della mia carriera. Credo che questo sia uno dei punti più alti, perché poi alzare quella coppa che in foto non ti dà, non ti fa l'impressione che hai quando ci passi vicino e la vedi lì a bordo campo, perché poi dicono non la guardate perché porta male. Io l'ho guardata, è come l'hai se guardata, l'ho guardata. Ha portato tanto quanto bene. Mi piacerebbe alzarti. E è successo quello. È successo, era il 1996. 96, sì. Ed era la vittoria alla Champions League. Assolutamente sì, ai rigori, credimi, guarda, è stata una sofferenza. Io non ho dormito una settimana prima perché aspettavo la partita, e un mese dopo perché ero ancora pieno di adrenalina. Cioè, avrei corso per un mese di fila, guarda. Però credetemi, per uno sportivo alzare, per un calciatore alzare questa coppa è qualcosa di veramente meraviglioso. Prossima immagine. Wow! E qua, allora, questa la dobbiamo raccontare bene, perché c'è una storia che rappresenta il tuo modo di vedere le cose. Bravissima, ti ringrazio Fede, perché spesso si parla di calciatori, si parla di soldi, contratti, supercontratti. Questa per me, questa è proprio veramente la mia storia per come sono fatto io. Io sono arrivato a Firenze giocando in Serie A, giocando nella Champions, e mi sono ritrovato in un fallimento incredibile, veramente incredibile, in una piazza che mi era veramente entrata dentro. Siamo ripartiti dalla C2. Questa, se non sbaglio, è il ritorno in Serie A. La Fiorentina che ritorna in Serie A. Assolutamente. Nonostante il fatto che tu fossi un giocatore quotato e avessi sicuramente delle proposte interessanti, la squadra fallisce, finisce in Serie C. Ma non lasci mai la squadra finché la Fiorentina non torna in Serie A. Se non è fedeltà questa, non saprei davvero. No, no. Ti ringrazio perché sono molto legato anche a questa foto. Io un mese prima giocavo il mondiale in Giappone, Corea-Giappone. E poi eri qua. E poi mi sono ritrovato fallito. Come ti sei sentito in questo momento, invece, quando poi dalla C non hai mai abbandonato la tua squadra fino ad alzare questa sciarpa e ritornare in A? Ma lì subentra proprio il tifoso viola mi ha veramente travolto dall'affetto, e io non riuscivo a girargli le spalle, quindi... Prossima immagine. E qua la dobbiamo Sai proprio... Sai dove sta quel signore vestito dove di sta? Nero? Al gabbio. È la verità. La galera non... Allora, è l'arbitro Moreno, che diciamo noi tutti non ricordiamo con particolare amore, insomma. Ecco, il tuo collega Totti, raccontaci cosa successe in quel momento. Dove eravamo? Eravamo in Corea e giocavamo contro la Corea del Sud, se non sbaglio. Del Sud. Ma questo personaggio è stato veramente una cosa oscena, ma noi ce ne siamo accorti subito, perché lui si confrontava con noi in un modo proprio orribile. Agli avversari comunque li trattava in un certo modo, pacche sulla spalla, li abbracciava. A noi ci faceva tutti i segni, poi state zitti, silenzio, faceva il gesto così. E allora avevamo già capito inizialmente che ci poteva essere qualcosa di losco. Senti, questa scena, ovviamente ciò che si può dire? Questo, c'è la scena dell'espulsione di Totti e il mancato rigore per noi. Cosa gli dissi a Moreno tu? Non si può dire, mi dispiace. Quello proprio, tutta mi la dispiace, parte non Fede, si può dire. No, ti credo. Se vuoi lo posso dire, ma è meglio di no. Poi col tempo però, insomma, il karma si ripresenta. Infatti, come hai detto poc'anzi, questo signore... Sì, è stato arrestato in un aeroporto. È stato beccato, come si disse. Beccato in un aeroporto che portava non so quanti chili di eroina. Pensate all'intelligenza di quest'uomo. Angelo, come gestisci le tue energie? Lo scopriamo tramite Energia Vitale. E genera energia, dà energia alle imprese, al business.
tu come gestisci le tue energie? Ovvero, immaginati una torta che rappresenta un 100% e me la devi suddividere tra famiglia, lavoro, sport e svago. La famiglia che percentuale occupa nella tua vita ad oggi? Beh, adesso che siamo io e mia moglie da soli, comunque un po' di meno rispetto a prima, però sempre quel 25%. 25%. Lavoro? Lavoro il 20%. Cerco di fare un po' il minimo perché ho dato prima. Tu hai aperto una scuola calcio? Avevo una scuola calcio. Avevi una scuola calcio? Adesso l'abbiamo chiusa. Non è semplice? Assolutamente no. Assolutamente no, perché con i bambini, straordinario, il problema sono i genitori, purtroppo. Ecco. Quindi, vabbè, no, ma diciamolo, ma è la verità. Il problema più grande che creano i genitori nei bambini che iniziano un tipo di carriera come la tua, qual è, già che ci siamo? Perché, no, perché il genitore pensa sempre che il suo figlio è il migliore, deve avere la numero 10, deve avere la fascia di capitano, e non hanno capito nulla, invece. Ma questo i bambini... Per loro non si facevano problemi, i problemi se li fanno sempre i genitori. Qual è invece il modo giusto di agire secondo te da genitore? Lasciarli proprio tranquilli, farli divertire, i problemi loro se li risolvono da soli tanto, ma poi non ci devono essere problemi perché finiscono la scuola e vengono a fare un'ora e mezza di divertimento e loro si divertono, è quello che cercano. Prossima voce, sport, siamo a un 45% finora. Sport praticato? Sì. Abbastanza. Cosa fai? Tutto. Continui a giocare a calcio? Calcio, calciotto, tennis, paddle. Senti, percentuale? 30. 30. E siamo a 75%. Perfetto. L'ultimo 25% ti avanza per lo svago. Come ti svaghi? Cosa fai? Lo svago è considerato anche lo sport, secondo me. La mattina, quando vado al mio circolo, tranquillo, faccio le mie cose, mi rilasso. E sto con gli amici, quello secondo me, ecco perché ti dico un po' di più, perché lo svago lo considero questo. È parte io. Insomma parte del un tutto po' dello sport, sì, assolutamente sì. Angelo, adesso veramente voglio vederti cantare, saltare sulla sedia, lo faremo anche noi con il nostro pubblico. Mimì Sarà Band, My Music. Ed eccoci ragazzi, la nostra Mimì Sarà Band è pronta e ci siamo con il primo brano. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti suoi, ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. E qua ci stava, dobbiamo continuare tu e io. Bella la vita, il poeta. Che oggi poi proprio non è il caso. Io lo chiamo il poeta. Il per poeta. Per me Renato Zero è il poeta. Renato Zero, il carrozzone. Tu sei un appassionato, un fan di Renato. Tantissimo. Sono cresciuto veramente con tutte le sue canzoni, questa in particolare, ma ce ne sono tante altre. Veramente un cantante straordinario. Questa ti ricorda più che altro l'infanzia, quando l'ho cantato. L'infanzia, mia moglie, sì, quando siamo cresciuti, tutte queste situazioni, quei passaggi importanti, no? Che accompagnano una persona sicuramente. E siccome oggi siamo particolarmente sorcini, brava. Ultimo brano. Questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, quanto è falsa la realtà, quanto amaro disimpianto. Io sono qui, feriscimi, insultami, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Brava! Cercami. Cercami, che pezzo. Bellissima. Ah, bella. Meravigliose. Ma ce ne sono tantissime belle, per chi non,
a chi non piace Renato Zero, ma bisogna ascoltarle. No, ma lui ha sempre fatto dei testi estremamente profondi, sì, estremamente particolari, mai banali. È vero. Anche Cerca mi dice delle cose molto importanti, brava. Questo amaro disincanto anche, che è un po' una cosa che nella carriera respiri. Assolutamente sì, veramente le devi capire, ti devi anche un po' concentrare, però io sono un sorcino nato, quindi per me... E quindi sorcini! Sorcini, tutto bello. Angelo, cosa c'è tra il dire e il fare? C'è di mezzo? Il? Mare. Tu come sei messo con il fai da te? Il fai da te sono messo bene. Oh, allora guarda che ci sono i tuoi predecessori, i grandi campioni che si sono sfidati in tra il dire e il fare con Brico Ferre, Black & Decker. Andiamo anche noi! Angelo, nel nostro angolo fai da te, dove Brico Ferre, Black & Decker fanno da padroni. Allora, pronto, perché come i tuoi predecessori sono tantissimi, davvero siete agguerritissimi. Hai 60 secondi per fare il maggior numero di fori e mettere il maggior numero di viti, ovviamente con gli attrezzi Black & Decker. Tu ti stai attrezzando perché la sicurezza è d'obbligo, nel mentre io ti faccio questo vero o falso. Quanti anni festeggia Black & Decker nel 2020? 150 o più di 100? Più di 100. Bravissimo, infatti sono 110. Black & Decker ha nel suo catalogo anche compressori portatili per gonfiare ruote di auto, bici e palloni, vero o falso? Vero. Bravissimo, vero, ma d'altronde cosa manca Black & Decker? Nulla. Sei pronto? Prontissimo. Ok, cronometro alla mano, trepano, avvitatore Black & Decker, ci siamo, 3, 2, 1, go! Vai, 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 vai! Vai, Angelo, vai! Vai, tifo, tifo! Vai, 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 vai! Vai, forza, forza! Grande tifo oggi in studio! Vai, Angelo, senti che tifo! Angelo va sul sicuro, ha fatto dei fori, adesso sta avvitando, vai! Grande tifo in studio! Vai, Angelo, vai, avvita, avvita! Guarda che hai ancora 33 secondi! Vai, vai, Angelo, vai, 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 vai! Forza, 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 forza! 23 secondi! Wow, grande tifo in studio! Vai, 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 vai! Dai, dai, Angelo, dai! Prima i buchi, prima i buchi, prima i buchi, prima i buchi, Angelo, prima i buchi! Ce l'hai, vai! Ce li ha, ce l'hai, io non li ho visti! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Vabbè. Sull'ultimo, ci sei. Allora, andiamo. 1... No, parto da qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Non è per niente un brutto risultato, vabbè, anzi! Vabbè, va bene. Che abbiamo qua. Allora, adesso tanto noi vediamo tutta la classifica in sovraimpressione. Di Livio, 7! E continuano le farfalle ad essere in testa, eh. Però guarda, non sei male. 7 come sei il mio numero di maglia. Hai visto? C'era un destino. Angelo, seguimi che ci salutiamo, sì. E abbiamo una sorpresa per te. Angelo Di Livio è stato con noi un grande campione, una leggenda del calcio italiano e non soltanto. Angelo, cosa auguriamo a chi intraprende la tua carriera? Auguriamo tanta fortuna, ma soprattutto tanta salute, ragazzi, che è quella più importante. Bravissimo. Senti, noi vogliamo mandarti a casa con un nostro ricordo, ovviamente così avrai un po' di Solo chi c'ha fede a casa, e quindi il nostro Ilan Lashour della Giordania ha creato per te questa caricatura. Bellissimo. Ecco qua, Angelo Di Livio. Bellissimo, eccoti. Grazie. Grazie, Angelo, mille, grazie. Grazie per essere stato con noi. Grazie, veramente, veramente un grandissimo lato umano, una persona di cuore. Grazie. Angelo Di Livio. Grazie mille. Grazie. Grazie. Angelo. Grazie. Continueranno i grandi campioni dello sport, ma non soltanto, i grandi campioni nella vita. Avete sentito le grandi storie dei nostri campioni del mondo e non soltanto. Noi vi aspettiamo magari con un po' più voce la prossima settimana. Sempre Solo chi c'ha fede, sempre il lato umano dello sport, il nostro splendido studio. Un abbraccio a tutti, Solo chi c'ha fede!